di sapere già tutto. Aspettiamo che finiscano le conversazioni private. Ci siamo? Un po' di silenzio, ragazzi. Babà. Un po' di silenzio. Allora, qualcuno magari crede già di sapere tutto, avendo ascoltato dotti interventi oggi pomeriggio che hanno sviscerato la cosa, ci hanno messo anche razionalità, scienza, cuore, musica, sentimento, tanta roba. Però questo è un pozzo di San Patrizio, più si scava dentro questa trasformazione, tentata trasformazione della Costituzione, e più ci si rende conto degli orrori che stanno in fondo a questo pozzo. Quindi questa sera avremo ancora un programma interessante ma un po' più leggero. Ci sarà qualche intervento, ci sarà della musica e ci sarà ancora da capire qualcosa. Io per la 20ª volta torno a ricordare che siamo qui per imparare e poi utilizzare quello che impariamo per andare in giro a dire qualcosa alla gente, perché guardate che il sì ha molta probabilità di vincere, molta, non la certezza. Infatti Renzi è anche abbastanza nervoso, avrete notato, in questi ultimi tempi. Possiamo vincere e dipende esclusivamente da noi, se saremo capaci di andare in giro a spiegare, a dire, a ribattere, a ascoltare le osservazioni e a replicare. Quindi vale la pena di ascoltare, farci un po' di pensiero e prepararci a questa battaglia tra un paio di mesi, forse di più, abbastanza pesante, abbastanza impegnativa. Bene, allora il primo che adesso dirà delle cose è un giornalista bravissimo, uno che si è impegnato nel sociale, che si è impegnato in tantissime battaglie democratiche, che si è impegnato, e questo all'Ampi interessa molto, nella storia della resistenza e della repressione nazifascista nei confronti delle popolazioni e dei partigiani. Fa il giornalista, è molto bravo, si chiama Daniele Biacchessi. Grazie a tutti. E mi sono chiesto come mai qualcuno una mattina ha deciso di cambiare la nostra Costituzione. La risposta che ho da darvi è che questo è un paese che ha perso, specialmente negli ultimi anni, la memoria. Un paese che ha perso completamente la memoria e lo ha fatto in modo assolutamente graduale, ma preciso. Questo è stato un paese dove, senza che nessuno abbia detto nulla, un presidente del Consiglio come Silvio Berlusconi aveva deciso di incontrare Adelmo Cervi, scusate, il padre dei fratelli Cervi, quando il padre dei fratelli Cervi era già morto da circa 15 anni. E è potuto accadere in questo paese che un signore che io non chiamo di nome e cognome, perché dicono che porta sfiga, perché magari quel bellissimo, diciamo, su questo soffitto cade addosso, ci cade addosso, e quindi lo chiamerò per disprezzo GP con 2G e 2P, e che un giorno nel 2003 entrai dentro in una libreria dove c'era un libro, il titolo era Il sangue dei vinti, no? E dopo aver letto le stronzate che c'erano all'interno di questo libro, in cui sembrava che i partigiani fossero i criminali e invece i fascisti e i nazisti fossero i salvatori di questa patria, ho pensato inizialmente che fosse
un'operazione, diciamo, tipo commerciale di GP, che ormai la sinistra non considerava più e che quindi aveva bisogno di nuovi mercati. Poi ho pensato che invece no, era un progetto, c'era un progetto dietro, un progetto che era quello di annullare, di azzerare tutta la storia della resistenza nel nostro paese, tutta la storia italiana di un pezzo importante, e ribaltarla, cioè l'idea appunto di ribaltarla come una sorta di mantra, no? Se io comincio a raccontare che per esempio in Italia non c'è stata una lotta di liberazione di un popolo, ma c'è stata una guerra civile, e voi sapete che il rivoluzionario e sovversivo dizionario della Zanichelli, che come sapete è uno dei libri più sovversivi che ci sono, alla voce di guerra civile c'è scritto, chiunque di voi può leggere, che c'è scritto che è guerra civile quando due fazioni contendenti si combattono anche a livello armato in un paese che non è occupato da un altro paese terzo. Cioè bastava, non è che ci voleva molto, a questo signore e a tutti quelli che poi hanno replicato a suo favore, bastava semplicemente replicare in questo modo. Guardate che sì, non è guerra civile in quanto l'Italia dal 1943-45 è completamente occupata dai nazisti, quindi era un terzo Stato, cioè la Germania. Siamo arrivati fino agli ultimi giorni, che gli ultimi giorni sono anche abbastanza divertenti. Secondo me un giorno qualcuno dirà che qualcuno ci dirà che certe cose non sono mai accadute. Per esempio, è accaduto che uno che vorrebbe fare il Presidente del Consiglio, cioè Luigi Di Maio, uno che avrebbe ambizioni, ha detto che il signor Pinochet era venezuelano, cioè si è inventato il Pinochet venezuelano, tant'è che io con un mio amico ho detto, cazzo, un giorno al posto di Videla lo chiameranno il Moccio Videla, cioè probabilmente chiameranno il Moccio Videla, perché ormai sono arrivate quelle. Uno che invece vuole essere il leader di tutti noi, cioè quello che vuole cambiare la Costituzione, non più di pochi giorni fa a Bologna, in mezzo ad un dibattito con il presidente dell'ANPI Carlo Sboraglia, che molti di voi probabilmente avranno visto, ma che pochi hanno captato. Ecco, io siccome sono uno stronzo, sono uno molto attento, molto sveglio, cioè io guardo, a me non interessano i grandi discorsi, mi interessano quei piccoli particolari che fanno la differenza. Lui, dentro in un discorso più ampio, ha lasciato cadere la parola battaglia Mazzaboni. Cioè ora, la battaglia di Mazzaboni, che non è mai esistita, perché come sapete dal 29 settembre al 13 di ottobre, ininterrottamente per tutti questi giorni, gli assassini, contabili della morte della 16ª divisione Panzergranate, accerchiarono un acropolo lungo 30 km, l'arco 16, e uccisero tutte le persone che ci stavano dentro, compreso 38 miei parenti. Allora, siccome questa storia la conosco bene, perché Renzi ha avuto la sfortuna che io, proprio a Montessone, e questa roba mi ha fatto arrabbiare in un modo incredibile, però vi dico di più, che mi ha fatto incazzare forse ancora di più, che nessuno degli astanti, cioè nessuno abbia captato questo messaggio preciso, che non è la battuta, attenzione, è un progetto. Questo progetto è iniziato da molti anni, da numerosi anni. Il progetto di cambiare la Costituzione arriva dal momento in cui tu cancelli la memoria in un paese. Quando tu trasformi
ragioni, una verità, cioè le cose esattamente come sono andate. Ma questo non è che lo stabilisce Renzi o Nardella, che decide per esempio di non chiamare i partigiani a Firenze il giorno della liberazione di Firenze. Queste cose sono di una gravità inaudita, che non basta soltanto il comunicato, non basta soltanto, ecco qui, come diceva Piero, di dire delle cose utili. Qui non serve più il comunicato, no? Qui si devono andare a fare le manifestazioni. Qui bisogna trovare il coraggio di ribellarsi, non il comunicato, no? Alla battuta cosa faccio? O rispondo con un'altra battuta, roba dicono sti cazzi. Questa è gente pietà, che non ha pietà per la storia di questo paese, non ha amore per la ricerca della memoria. Si dice partigiano. Renzi, parole, ho portato un partigiano del sia mezzamorto del luogo in cui c'è stata una battaglia. E nessuno si è alzato in piedi, ma scusi, cosa sta dicendo? Lei non conosce nulla della storia, lei non conoscendo nulla della storia, non è idoneo a governare. Allora, il problema non è loro, è nostro. Perché tutte le volte che qualcuno pensa che sia qualcuno che butta lì una frase, butta lì qualcosa e lo faccia soltanto perché o si è sbagliato, ecco, guardate, se forse non avete capito, ma c'è in atto un progetto di revisione della storia di questo paese che è in atto da numerosi anni e che noi non abbiamo contrastato, non lo abbiamo fatto. Né dal punto di vista culturale e né dal punto di vista politico. Contrastare non significa soltanto, io cerco di fare quello che posso, scrivo libri, film, teatro, vado in giro per l'Italia a raccontare come un antico cantastorie hanno scritto le storie mancate e dimenticate del nostro paese. Perché non vorrei mai, per esempio, che un giorno qualcuno dicesse che il 27 giugno del 1980 nessun aereo è mai partito da Bologna e nessun aereo è mai arrivato a Palermo. Infatti nessun aereo è mai arrivato a Palermo, ma in mezzo c'è stato qualche cosa. Oppure che, magari ricordando per esempio la sede della stazione di Bologna, cosa che sta avvenendo in questi giorni, improvvisamente sono spuntate piste palestinesi, robe di questo tipo. Se hanno il tempo, avuto il tempo in tutti questi anni per revisionare la storia, pensate quanto tempo ci mettono per farlo con la Costituzione. Allora io dico questo. Oggi manca poco, forse ci sarà una data tra poco e ci diranno quando dovremo esprimerci. Il nostro compito è quello di spiegare esattamente questo, che se un paese perde la memoria perde anche il suo futuro, diceva Primo Levi, ma non perde tanto il suo futuro, perde soprattutto quello delle generazioni, dei vostri figli, dei vostri nipoti. Allora cominciamo a raccontarla davvero questa storia, forse raccontando per esempio che a Mazzabotto c'è stato un eccidio, una strage, non una battaglia, che Pinochet non era venezuelano ma era stato uno dei più grandi criminali dittatori del Cile e così via. Cioè raccontando la storia esattamente com'è, si capisce poi da dove è nata la Costituzione, è nata dalla Resistenza e dai partigiani. Grazie a tutti. Buonasera. Grazie mille, Domenico. E ora c'è il coro Suoni e Lampi con Piccati. Grazie. Thank you.
sono in vantaggio. Chi ha visto la partita e segue la mia stessa squadra sa benissimo che alle volte si può vincere e forse stravincere con percentuali basse e indipendentemente da tutti i pronostici. Non vi dico qual è la mia squadra, ma penso che l'abbiate capito. Detto questo, Daniele ha ricordato anche un altro episodio, che è l'episodio della festa a Bologna. A me quello che ha colpito non è tanto l'ignoranza crassa di Renzi, che non è la prima volta che ci propone strafalcioni incredibili in tema di storia, geografia, e direi, visti gli andamenti dei conti pubblici, anche di matematica, qualche ripetizione non gli farebbe tanto male. Quello che mi ha colpito è l'affermazione che ha fatto immediatamente dopo quella su Mazzabotto, in cui cercava in qualche modo di accattivarsi la benevolenza di Smuraglia, spiegando che questo governo è quello che ha speso di più per le giornate della memoria o per altre celebrazioni di questo tipo, come se persone come Smuraglia e organizzazioni come l'ANPI potessero essere comprate con lo schema solito degli 80 euro. E questo, vi dico la verità, mi ha fatto veramente arrabbiare, per non usare altre parole. Noi siamo ormai da mesi, da settimane, che chiediamo l'invito ad abbassare i toni. Io credo invece che il momento sia arrivato di alzarli un pochettino questi toni, perché francamente l'invito ad abbassare i toni non riesco a capire come mai l'invito ad abbassare i toni valga soltanto per noi e non valga per le nomenclature dei burocrati e dei tecnocrati di Bruxelles e di Francoforte, non vale per i finanzieri d'assalto come Davide Serra, finanziatore della Leopolda, non vale per, come dire, i confindustriali e per gli agrari, perché anche Confagricoltura, come dire, si è mossa in un certo modo, non valga per gli altri. L'invito ad abbassare i toni vale solo per noi, mentre invece altri sono liberi di raccontarci le cose più stravaganti e assurde sul merito di questa riforma, e sono liberi di raccontarci le cose più assurde mettendo in moto la macchina della paura, come è stata messa in moto altre volte, presentando scenari terrorizzanti su quello che succederebbe in Italia nel caso vincessimo noi, bloccassimo quindi questa revisione costituzionale, e raccontandoci invece quanti fiumi di latte e miele tornerebbero a scorrere nel nostro paese se per caso le revisioni fossero costituzionali, fossero confermate dal popolo italiano. Ecco, io devo dire che forse di tutta questa congrega che sta sostenendo Renzi non c'è molto da fidarsi. Ve li ho detti prima, tecnocrati e burocrati europei, banchieri centrali, finanzieri d'assalto, esponenti delle grandi banche d'affari americane, capi di Stato esteri che insomma hanno l'interesse a tenerci come Italia un po', come dire, con la testa sott'acqua. Una volta si diceva dimmi come vai, ti dirò chi sei. Ecco, penso che chi sia Renzi e soprattutto chi siano coloro che sostengono questa riforma l'abbiamo capito, e allora l'invito ad abbassare i toni direi che dobbiamo respingerlo fortemente al mittente, anche quando fa male, perché l'invito ad abbassare i toni oggi è arrivato da una persona in questi giorni che è una persona in cui molti di noi hanno creduto nel 2011, e mi riferisco all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia. Io trovo francamente sconcertante che una persona come Giuliano, da mesi ormai si discute del merito delle questioni e ancora non abbia capito se questa riforma è un bene per l'Italia oppure no, e vede soltanto, come dire, l'unità di un centro-sinistra che sarà forse interessante per le prospettive politiche che può avere in mente lui, ma che non c'entra nulla con la Costituzione, non c'entra nulla col destino della democrazia in questo paese. Io vorrei essere molto chiaro su questo, perché i toni li alzo, ma li alzo su questioni che sono questioni di fondo e di principio, e vi invito anche voi ad alzarvi su questioni di fondo e di principio. Questa battaglia non è la spallata contro il governo Renzi. Il destino di Renzi, dei suoi sodali e del suo partito, francamente, a noi non interessa, perché come è evidente dallo schieramento che si è mosso, dietro a questa revisione costituzionale e dietro all'impianto complessivo che si configura mettendo insieme revisione costituzionale e legge elettorale, sta tutta una serie di interessi, di poteri, di personaggi che su questa linea battono da 20 anni, da 30 anni. Quindi il problema non è dar la spallata a Renzi, il problema è costruire un fronte che sappia anche in prospettiva arginare questo tipo di disegni, perché è vero che c'è la esigenza, come dice il Presidente del Consiglio, di fare presto nel decidere, ma io credo che se è vero che i tempi moderni ci impongono di essere veloci nel prendere decisioni,
È anche vero che noi ci troviamo a prendere decisioni su materie molto complesse e quindi bisognerebbe porsi non soltanto il problema dei tempi entro i quali arriviamo a decidere, ma anche della complessità delle decisioni che dobbiamo prendere. E il parere mio e quello di molti altri è che per affrontare la complessità sia meglio, come dire, coinvolgere il maggior numero possibile di attori nel processo decisionale, non chiudersi a Palazzo Chigi, chiudersi nelle stanze dove si svolgono i consigli dei ministri e pensare che 10-15 persone possano avere, come dire, l'onniscienza di risolvere tutti i problemi del paese, perché non è così. I problemi del paese, soprattutto di una democrazia avanzata ma in crisi come sono tutte le democrazie rappresentative in Occidente, e i problemi di un'economia che ha un male profondo come lo hanno le altre economie dell'Europa occidentale, non si risolvono correndo, si risolvono fermandosi a ragionare, fermandosi a riflettere, pensando e sentendo anche altri che parere hanno e come pensano che i problemi vanno affrontati e risolti. Questo tra l'altro ha anche la ricaduta estremamente positiva in democrazia di contribuire a creare consenso intorno alle decisioni che vengono prese, che male, come dire, non fa. So che sia Besostri che Cenatti vi hanno intrattenuto sul contenuto della revisione costituzionale e sui guasti che quella revisione insieme alla legge elettorale può fare, quindi io rimarrò fermo su questo. Direi che le tre cose che comunque dobbiamo portare a casa sono queste. Contrariamente a quello che si viene raccontato, il Senato non è stato abolito, non sono stati aboliti i senatori, il Senato, come dire, rimane lì. Il Senato continuerà a costarci circa 500 milioni contro i 50 che ne vengono risparmiati. Se volessimo fare antipolitica, allora dovremmo, come dire, fare una proposta costruttiva e proporre l'abolizione del segretariato generale di Palazzo Chigi, che ne costa 750 di milioni l'anno. Ma per fortuna noi non scendiamo su quel terreno e tendenzialmente il discorso dei costi, secondo me, è un discorso che davvero, quando si parla di democrazia, non va affrontato neanche per sbaglio. Perché quando si comincia a ragionare di costi della democrazia si finisce per andare a discutere di costo della politica. E quella è una china pericolosa, perché le istituzioni democratiche non vanno valutate in base a quanto costano alla collettività, vanno valutate in base a quanto effettivamente si aprono o si chiudono rispetto all'esterno. No? L'altra cosa su cui andare a ragionare è che il bicameralismo cosiddetto paritario non è stato abolito neanche lui, anzi vive e lotta insieme a noi. Noi abbiamo fatto una campagna molto forte sull'articolo 70, qui ci sono gli esponenti come dire, principali dei frizzi e lazzi che abbiamo lanciato all'indirizzo degli estensori della revisione costituzionale, perché l'articolo 79 è totalmente incomprensibile, oltre che essere molto lungo da leggere. Se però proviamo ad andare a guardare la sostanza, in realtà tutta la discussione sul cosiddetto bicameralismo paritario che sarebbe stato abolito, quindi facendo centrale in un'era di grande efficienza del processo decisionale dell'attività parlamentare, in realtà c'è una clausoletta in fondo che spiega che con un terzo dei senatori il Senato può richiamare tutte le leggi approvate dalla Camera. Allora di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando in realtà di un marchingegno, cioè questa storia dell'abolizione del bicameralismo paritario, che non esiste. Il problema è che non se ne sono forse accorti neanche quelli che hanno scritto l'articolo 79. Quindi non ci sono riduzioni dei costi, non è stato abolito il Senato, non è stato abolito il bicameralismo paritario, in realtà dei grandi passi avanti sono stati fatti in una direzione, che è quella del ritorno allo Stato centralista, con dei colpi mortali portati all'autonomia delle regioni. Ora, capisco benissimo che se volessimo fare antipolitica dovremmo ragionare su quanto le regioni e soprattutto certe regioni a statuto speciale hanno fatto in questi ultimi anni, hanno fatto male. Dovremmo ragionare sulla qualità del personale politico che spesso e volentieri troviamo nei consigli regionali. Ma questo è un altro discorso che pertiene, come dire, alla modalità di selezione del personale politico e di chi va a prendere cariche elettive. Il discorso vero è che questa riforma è una riforma che colpisce pesantemente le autonomie regionali, introducendo un concetto un po' stravagante che a me francamente fa venire i brividi, perché l'idea che ci siano, come dire, delle clausole di supremazia per cui lo Stato centrale può, come dire, travalicare, andare sopra le regioni prendendo decisioni che passano sopra la testa delle regioni quando può invocare la clausola di interesse nazionale, mi fa pensare a quali sono le situazioni in cui ultimamente si è parlato di interesse strategico nazionale. Allora, io ho sentito parlare di interesse strategico nazionale per certe opere infrastrutturali, soprattutto grandi opere infrastrutturali,
Ho sentito parlare di interesse nazionale per la localizzazione dell'inceneritore di Acerra e degli impianti tecnologici che andavano a trattare le cosiddette ecoballe di Napoli. L'interesse nazionale è sicuramente entrato in gioco quando la prestigiata, un governo Berlusconi di molti anni fa, ha consentito all'Ilva di Taranto di andare a operare in deroga a tutte le normative europee e italiane relative alle emissioni in atmosfera. Quindi attenzione a questa storia dell'interesse nazionale. Quindi, come vedete, sono delle tematiche molto forti sulle quali bisognerebbe parlare per delle ore, evitiamo, anche perché adesso ascolteremo invece cose un pochino più leggere. L'invito che vi faccio è l'invito a mobilitarvi pesantemente rispetto a questa campagna, perché guardate, le strutture dei comitati sono quello che sono, noi siamo, come dire, dei dilettanti allo sbaraglio tendenzialmente, non abbiamo dietro nessuno dei grandi partiti di massa che hanno fatto la storia dell'Italia repubblicana dal 45 all'inizio degli anni 90. Le grandi organizzazioni di massa sono ancora grandi organizzazioni, ma sono un po' meno di massa. Quindi abbiamo bisogno, come l'aria che respiriamo, del contributo di ciascuno di voi su questa campagna elettorale. Quindi, come dire, andate a casa, anziché, parafrasando Papa Giovanni, anziché accarezzare i bambini, cercate di convincere i vicini a fare campagna per noi e votare per il no. Grazie, buon lavoro. Sono loro che non vogliono la Costituzione e che quindi con loro sì dicono un no. Noi col nostro no diciamo un sì alla Costituzione. È chiaro il concetto? Facilissimo. Grazie. Votate no, votate no, votate no. Per dire sì, votate no. Per dire sì alla Costituzione, votate no. Thank you.
antifascismo le troviamo nella prima guerra mondiale, un massacro di massa in cui le masse proletarie degli operai e dei contadini vengono mandate allo sbaraglio, centinaia di migliaia di morti in imprese assurde, decise da comandanti ignoranti e stupidi che mandano al massacro centinaia di migliaia di persone. L'episodio più, uno degli episodi più tragici di cui la memoria viene tramandata la cui memoria viene tramandata nel canto popolare è l'assedio di Gorizia, la conquista di Gorizia, dove le truppe italiane vengono mandate allo sbaraglio nel 1916 nell'agosto, 50.000 soldati italiani morti, 40.000 austriaci circa. Per Gorizia
durante le guerre il vento della libertà comincia a soffiare anche in Europa. In Russia ci sarà la rivoluzione dei soviet, nel 1916 in Irlanda un pugno di coraggiosi patrioti si ribella contro il dominio coloniale inglese e fa un'insurrezione che verrà stroncata nel sangue dagli inglesi. Questi martiri, questi patrioti assassinati dagli inglesi, però saranno il seme che farà germogliare nel 1921 la rivolta popolare di tutti gli irlandesi che darà finalmente la libertà all'Irlanda. Foggy Dew è una canzone scritta da un prete cattolico irlandese che racconta e celebra questa insurrezione coraggiosa stroncata nel sangue degli inglesi. The Foggy Dew. Nella nebbia di quel mattino.